GF VIP 7, Oriana Marzoli strappa la foto di Spinalvese e ci sputa sopra, è polemica, video. Dopo il flirt dei mesi precedenti che ha scaldato le mura della casa del GF VIP 7. Fra Oriana Marzoli e Antonino Spinalvese non corre più buon sangue. L'influencer venezuelana ha più volte lasciato intendere di essere stata sedotta e abbandonata dall'airstylist. Diverse settimane fa Alfonso Signorini ha chiesto ai due vipponi un confronto durante una diretta del reality show. Confronto che si è concluso nel peggiore dei mesi, fra accuse e recriminazioni reciproche. Da quella sera due dei protagonisti più discussi di questa edizione non si sono più rivolti la parola. Oriana Marzoli però ha continuato a esprimere tutta la sua antipatia se non odio nei confronti dell'ex di Belén Rodriguez. Arrivando a usare termini che spesso e volentieri hanno infastidito i fandom degli altri concorrenti. Di recente poi la vippona si è lasciata andare a un gesto giudicato pessimo da molti. Al passaggio di Antonino, la Marzoli ha simulato un conato di vomito. Un atteggiamento che ha acceso il popolo del web. In tantissimi infatti hanno sollecitato la produzione del Grande Fratello VIP affinché venissero presi provvedimenti. Richiesta che non è stata realizzata nel corso della puntata di giovedì sera, tuttavia la venezuelana poche ore fa ha fatto il bis. Nel corso della serata organizzata per San Valentino, la vippona ha preso una foto di Antonino. L'ha strappata, ci ha sputato sopra per poi calpestarla e fare nuovamente il gesto del conato. Alcuni concorrenti presenti hanno sorriso, il pubblico di Canale 5 molto attivo sui social ha chiesto ancora una volta la squalifica. Il gesto infatti ha ricordato quello di Eleonore Ferruzzi nei confronti di Nikita Pelezzon. Comportamento che le è valso il televoto flash con conseguente ritorno a casa, sua non in quella di Cinecittà. Cosa succederà nella puntata che vedremo domani sera?